Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata al ritorno in classe degli studenti anche nella nostra regione. Partiamo da Teramo, rientro tranquillo in presenza e in sicurezza per gli oltre 38.000 studenti della provincia. Nonostante la diminuzione del numero degli iscritti, il personale docente e ATA non ha subito contrazioni. Nel frattempo si sono concluse tutte le immissioni in ruolo per l'anno in corso. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si torna a scuola, finalmente in presenza ma rispettando tutte le norme di sicurezza. In provincia di Teramo il totale degli studenti è di 38.624, circa 700 in meno dello scorso anno. Nonostante la diminuzione generalizzata di allievi, non si è verificata alcuna contrazione del personale. Inoltre le assunzioni del personale docente, educativo e ATA in Abruzzo si sono concluse con 1.076 immissioni in ruolo, di cui 819 docenti e 256 personale ATA. Lo scientifico Einstein di Teramo è il liceo più frequentato in ambito provinciale, 1.148 studenti e 52 classi. Rientro a scuola tranquillo e soddisfazione dei ragazzi per essere tornati alla normalità. Primo giorno di scuola, intanto l'entrata com'è andata? L'entrata è andata molto bene, come costume del liceo scientifico, i piccoli, cioè i ragazzi delle prime, sono entrati da soli, così hanno familiarizzato con l'ambiente. Abbiamo anche dato la possibilità ai genitori di studiare da lontano le espressioni dei loro figli e vivere l'emozione del primo giorno di scuola, che è un evento importante per tutta la famiglia. Invece tutte le altre classi, dalle seconde alle quinte, sono entrate alle 9.10, pertanto le prime usciranno alle 12.10, tutte le altre classi alle 13.10. I professori ci sono tutti? I professori ci sono, si nota comunque un anticipo di tutte le operazioni di nomina rispetto all'anno scorso, quindi si nota un miglioramento in questo senso, rimangono alcune criticità che contiamo di risolvere nell'arco di una settimana. Lei che messaggio ha dato a questi ragazzi in questo primo giorno? Sempre un messaggio di speranza e di positività, perché la scuola deve insegnare a guardare al futuro con gli occhi della speranza, ancor più quando si supera un momento difficile come quello che hanno vissuto i nostri ragazzi. Difficile per tutti, ma ancor più per i ragazzi nella fase della preadolescenza, quando costruiscono il sistema delle relazioni e l'io si apre al mondo. Un primo giorno di scuola emozionante, soprattutto per i più piccoli. La scuola elementare Noè Lucidi di Teramo ha accolto i bambini delle prime con un festone colorato di benvenuto, come si fa nelle feste di compleanno. Un modo allegro e affettuoso per far iniziare il lungo percorso dell'istruzione con leggerezza. Adesso andiamo ad ascoltare le parole del presidente della regione Marco Marsilio, che ha sottolineato come siano state prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, così da portare i ragazzi a scuola nel massimo della tranquillità. Andiamo ad ascoltare Marsilio. Suona la campanella, riaprono le scuole in ogni ordine e grado, le nostre ragazze, i nostri ragazzi possono finalmente tornare a scuola in un ambiente sempre più protetto. Abbiamo preso le misure che servono per gli autobus, i pullman, per portare a scuola con il minor pericolo possibile, per acquistare termoscanner, e procede una campagna vaccinale che vede l'Abruzzo tra le primissime regioni in Italia, sia per il personale scolastico che per i ragazzi della fascia di età tra i 12 e i 19 anni. Nelle ultime due stagioni scolastiche purtroppo il Covid ha costretto a blocchi, interruzioni, doppi turni, didattica a distanza. Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire sempre e comunque il diritto all'istruzione a tutti e a tutte. Purtuttavia è chiaro che solo la scuola in presenza raggiunge il risultato fino in fondo, e anzi il divario che si è creato con il troppo tempo passato in didattica a distanza davanti a un freddo computer e senza le relazioni sociali umane che aiutano a creare la sinergia giusta, la chimica giusta per crescere insieme, si è comunque accumulato
un ritardo che io spero quest'anno potrà servire a recuperare e a colmare. Quindi un grande augurio ai nostri ragazzi, a tutto il personale scolastico, a partire dagli insegnanti che hanno una grande missione, quella di far diventare donne e uomini, bambini e bambine, ragazze e ragazzi, non soltanto insegnando le materie di loro pertinenza, ma insegnandoli a vivere, insegnandoli a stare in comunità, insegnandoli a assumere le loro responsabilità. E insieme a loro tutto il personale scolastico che collabora in questa grande missione educativa e formativa, e speriamo appunto di poter celebrare e concludere un anno scolastico migliore di quelli che ci hanno preceduti. E non è stato però tutto rosa e fiori, perché a Pescara la prima campanella è stata suonata fra le polemiche per gli studenti del liceo Marconi, che nonostante l'indisponibilità della sede di via da Caramanico hanno iniziato l'anno scolastico un po' sparpagliati per la città. Oggi protesta davanti la scuola e poi in provincia. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Una protesta ampiamente annunciata, ma non per questo meno sentita. La vicenda del liceo Marconi di Pescara continua a tenere banco. Dopo la chiusura della sede principale per la nota inagibilità, gli studenti con le rispettive classi sono stati dislocati in varie sedi cittadine. Alcuni ragazzi degli ultimi anni hanno però manifestato questa mattina pacificamente dinanzi alla sede della provincia per chiedere all'ente risposte celeri. Una rappresentanza è stata poi ricevuta dal presidente Antonio Zaffiri. Ad oggi 13 settembre, mentre i nostri concittadini e anche il resto degli studenti abruzzesi è in classe a studiare, siamo qui in piazza a protestare in centinaia per parlare di tutto quello che è successo negli scorsi 3 mesi e rivendicare il minimo dei nostri diritti. Insomma, oggi pensavate di iniziare l'anno scolastico in classe, invece così non è. Esatto, fino a pochi giorni fa in realtà c'era questa convinzione di un inizio, seppur diverso, comunque effettivamente un inizio. Invece intorno al 10 di settembre abbiamo avuto delle brutte notizie, quindi non solo la divisione delle sedi, quindi uno smembramento per tutta la città, ma anche i turni pomeridiani e mattutini che vanno completamente ad alienare le attività di uno studente e anche a compromettere in realtà il lavoro dei professori. Fondamentalmente chiediamo coerenza, perché coerenza non c'è stata, chiediamo il rispetto del diritto allo studio, che in questi casi, in queste situazioni non è diritto allo studio, e diritto alla salute mentale e fisica, e rispetto verso le persone, gli studenti, i docenti, il personale, perché una situazione del genere dopo 3 mesi di totale nulla facenza e per niente, nessun riguardo, è veramente imbarazzante, devo dire. Allora, la mia sede è già idonea, non tutte le aule, perché a momenti poco fa è arrivata la notizia che è caduto il lampadario in una classe della sede via Tirino del De Cecco. Al momento 2 sedi non sono ancora pronte, noi tra poco dovremo andare in provincia, ricevuti dal presidente della provincia Zaffiri, e chiederemo un lasso di tempo di circa 3 giorni per avere a disposizione le 2 sedi ancora non pronte. Voltiamo pagina. Notte di lavoro per diverse squadre dei vigili del fuoco di Pescara e dei distaccamenti provinciali per domare le fiamme divampate ieri in Val Pescara. Il rogo ha interessato circa 20 ettari tra i territori di Letto Manopello, Serra Monacesca e Pretoro. Sul posto in mattinata ancora alcune squadre che hanno bonificato l'area interessata dalle fiamme. Si indaga per accertare le cause dell'incendio. Nell'estate molte zone del Pescarese e anche del Chietino sono state interessate, lo ricorderete, da violenti incendi che hanno arrecato numerosi danni alla vegetazione. Andiamo avanti ora e parliamo del Covid anche in relazione alla riapertura delle scuole. Raccomanda prudenza e comportamenti corretti il virologo Paolo Fazzi, che conferma come l'autunno sia il vero banco di prova per la lotta al coronavirus, non solo in Abruzzo ma un po' in tutta Italia. Vediamo il servizio. Professor Fazzi, primo giorno di scuola, che cosa c'è da attendersi? Le raccomandazioni sono sempre le stesse, però c'è un pizzico di timore, perché
L'apertura delle scuole significa anche trasporti, significa presenza di ragazzi e genitori all'esterno degli istituti, quindi lei cosa si sente di dire oggi al suono della prima campanella? La raccomandazione principale per evitare di far circolare il virus è mantenere sempre la mascherina. Se io sono un soggetto Covid più e tengo la mascherina chirurgica ben indossata, il virus non lo faccio circolare. Al momento c'è ancora, parlo dell'Abruzzo, ma in generale dell'Italia, una situazione di bel tempo. Sappiamo benissimo che con il caldo il virus circola pure meno, quindi diciamo meglio così, in quanto queste prime giornate, che sono sempre quelle più difficili da gestire per tutta una serie di motivi, potrebbero essere comunque delle giornate di prova, di rodaggio, in modo tale che quando forse il virus probabilmente circolerà di più, diciamo, tutto il sistema magari a regime. In base ai dati in vostro possesso, che autunno ci attende? Allora, attualmente la situazione è abbastanza tranquilla, o relativamente tranquilla. Il problema è che con il freddo, lo sappiamo, il virus riesce a superare le nostre barriere mucose, e, diciamo, riesce a bypassare il nostro sistema di immunità innato, che funziona bene d'estate e meno bene d'inverno, e quindi riesce a dare più infezione, soprattutto riesce a dare, diciamo, clinica, quindi dei casi più o meno sintomatici. Io mi aspetto un'importante circolazione del virus, ma con un minor numero di casi ospedalizzati, un minor numero di decessi, perché sicuramente questo vaccino è un vaccino importante. È vero che purtroppo fa circolare questa variante Delta, che è la variante ormai predominante in Italia, in Abruzzo, eccetera, però è pure vero che ci offre un grande vantaggio, che non ci fa morire, e già è tanto. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Adesso la politica. Sarà Vittorio Masci, il candidato sindaco scelto dal centrodestra per le prossime amministrative a Sulmona. Masci, oltre che su turismo e sanità, punta fortemente su una agricoltura di qualità. Stefano Recanati. A Sulmona ha stagnato per circa 8-9 anni in una situazione di involuzione, nella quale non si sono prese mai iniziative tese a creare vero sviluppo. Non è che dare occupazione per 2-3 mesi risolva i problemi economici, aiuta per un attimo le persone, bisogna creare occupazione stabile e anche di numericamente significativa. Da qui i programmi sono un po' a ampio raggio, perché tutti parlano di Sulmona come città di cultura e turismo, senza però rendersi conto che Sulmona ha una capienza di ospitalità che si limita a meno di 600 posti letto, fra, diciamo, posti di qualità e anche quelli di minor qualità, e per un turismo di massa non è assolutamente in questo momento preparata, quindi bisogna andare piuttosto a lavorare su un turismo esperienziale, quale quello peraltro che va molto di moda oggi, o anche curando l'ambiente in un turismo che esalti l'ambiente. La sanità è un punto che ho messo nel mio programma, perché certamente non può il comune da solo fare qualcosa sulla sanità, perché non ne ha la competenza, però ricordo che il sindaco è la più alta autorità sanitaria della città, può stimolare, e da qui ecco il discorso di prima del raccordo con le forze politiche, per far sì che il nostro, per esempio, ospedale sia un ospedale funzionale a un bacino molto più ampio di quello che è solamente sul Mono alla Valle Peligna, ma deve servire anche aree più ampie come l'Alta Val Pescara o come l'Alto Sangro. Io nel programma ho inserito proprio questo, pochi ne parlano: l'agricoltura può essere un volano per lo sviluppo di questa città. Intanto si possono recuperare delle aree che non sono state più utilizzate ed erano di valore, ridarle all'agricoltura, anche attraverso la formazione di cooperative di giovani che si dedichino a prodotti che sono di nicchia, che possono essere invece esaltanti per il nostro territorio, non mi limito ovviamente al solo agli orologi
grosso, ma altri prodotti importanti che prima Sulmona faceva e metteva sul mercato addirittura europeo e che oggi sono quasi scomparsi. Mi limito a dire che il Monte Pulciano nasce nella Valle Peligna, il Monte Pulciano d'Abruzzo, ma oggi proprio nel nostro territorio di Sulmona, dopo la scomparsa della vinicola Peligna, non c'è più qualcuno che faccia una produzione di qualità di Monte Pulciano, se non uscendo fuori dalla stretta città di Sulmona, e quindi bisognerebbe andare nei comuni del circondario. Ecco, potremmo recuperare anche questa importante funzione. Ed ora, come ogni lunedì, l'ampia pagina dedicata allo sport. Partiamo dal calcio di Serie C. Manca il tris di successi, il Pescara di Auteri, che all'Adriatico viene bloccato sul pari dalla Vispesaro. Cancellotti nel finale evita la beffa, contestata la direzione arbitrale. Vediamo il servizio. Non riesce il tris al Pescara, che anzi rischia di cadere in casa al cospetto di una motivata Vispesaro. La rete del 2-2 di Cancellotti nel finale evita il KO in una partita che si è rivelata più complicata del previsto per i biancazzurri. Auteri conferma con il 3-4-3 per 10 undicesimi la squadra di Carrara, con Rasi unica novità rispetto a domenica scorsa. Assenti lo squalificato Nzita e gli infortunati Chiarella, Ilianes e Bocic. Marchigiani senza l'attaccante Tonso. Biancorossi con il 3-5-2, caldo all'Adriatico, Giovanni Cornacchia, dove si gioca di fronte a 3.500 spettatori. Al secondo minuto pronti via e Delfino in vantaggio con De Marchi, che innesca Clemenza, che in sospetta posizione di fuorigioco in area supera Farroni per il gol dell'1-0. Proteste ospiti, ma Frascaro di Firenze convalida la rete. Gara che sembra mettersi subito in discesa per i biancazzurri, che rischiano però già al quarto minuto, quando Rossi prende la mira dai 25 metri, chiamando il portiere del Pescara Di Gennaro alla parata in angolo. La squadra di casa continua però ad attaccare. Al 14° ci prova Rasi di testa, che sfiora il palo con Farroni, che sembrava battuto. Al 29° però, dopo inutili affondi, la Vispesaro ha una clamorosa occasione per pareggiare, ma Cannavò di testa a tu per tu con Di Gennaro trova il miracolo del portiere del Pescara. Al 32° però arriva il pareggio ospite con Menusciai, che va a commettere fallo in area di rigore su Saccani. Penalty che appare piuttosto netto e che Cannavò realizza di potenza per il gol dell'1-1. Tutto da rifare così per i biancazzurri, come accaduto con ancora Matelica e Carrarese. Squadra di Auteri ora in leggera difficoltà, ma che al 40° ha un guizzo con Memusciai, che su punizione colpisce il palo. Sul capovolgimento di fronte però Cannavò sfiora il 2-1 con Di Gennaro, che salva ancora. Squadra ospite più che mai in partita e che risponde colpo su colpo al Pescara. Nella ripresa si riparte senza sostituzioni e con il Pescara in vantaggio al secondo, dopo un contropiede finalizzato da Dursi. Il gol regolare viene però annullato dal direttore di gara su segnalazione del primo assistente. Grandi le proteste dei biancazzurri, ma la rete non viene convalidata. Il Pescara nervoso riprende a premere, ma in maniera disordinata. Auteri dalla panchina pungola i suoi ragazzi. Al 16° passa al 4-3-3, mandando in campo Marilungo, Rizzo in grosso per Clemenza, Zappella e Rasi. Al 18° si rendono pericolosi i padroni di casa con un tiro a giro di Dursi, che sfiora il palo. La gara resta però complicata, con una vis sempre sul pezzo. Al 23° Dursi, ancora lui, si divora il gol del 2-1, mettendo clamorosamente al lato a due passi da Farroni, dopo un bell'assist di Marilungo. La vis che però al 28° passa in vantaggio con Rubin, che dopo una respinta corta della difesa abruzzese trova un eurogol superando Di Gennaro. Per il Pescara sembra notte fonda, anche perché al di là del gol annullato a Dursi, la formazione incontra difficoltà. Al 32° tocca a Galano, che prende il posto di Menusciai in un finale di partita che al 33° vede l'espulsione di Cannavò per gli ospiti per doppio giallo. Biancazzurri così all'assalto nel finale con tanto disordine, ma con il gol del 2-2 che arriva al 41° con Cancellotti, che di testa su angolo di Pompetti mette il pallone in rete.
con la superiorità numerica gli abruzzesi ora attaccano con Galano, pericoloso al 44esimo prima del recupero che vede il Pescara ancora pericolosissimo con Ferrari che prima si vede annullare la rete e poi trova la parata di Farroni a pochi secondi dal termine. Finisce 2-2 con tante recriminazioni ma anche qualche riflessione in casa Pescara. Quando si perdono i punti è sempre qualcosa che si è perso. Credo che complessivamente questi tre punti li avremmo meritati per quello che abbiamo fatto in campo. E è vero che abbiamo preso due gol un po' strani, un episodio un po' dubbio, il calcio di rigore, il secondo, dove non siamo stati perentori nel gestire quella palla. E poi è partito questo tiro, deviato anche da Cancellotti. Io sono contento di quello che la squadra ha fatto complessivamente. È chiaro che abbiamo preso due gol evitabili, è chiaro che di occasioni ne abbiamo create tante e le potevamo anche finalizzare meglio. E abbiamo provato a giocare soltanto noi contro un avversario che vabbè si è schierato, ha difeso in un modo strenuo e poi giocava sempre questa palla lunga dove a volte su traiettorie di 50-60 metri li abbiamo un po' subite. Ecco, questa forse è stata una pecca perché soprattutto nel primo tempo abbiamo subito queste traiettorie lunghe. Non è stata una gara sicuramente fortunata per noi, potevamo, non vado neanche a recriminare sugli episodi, mi dicono rigore, forse non c'era, voglio rivedere tutto, gol di Dursi probabilmente regolare o di Ferrari, voglio rivedere tutto. Questa gara sono successe delle cose anomale, tra virgolette, compreso alcune cose che sono il non rispetto delle regole. Io degli arbitri ho grande rispetto, si può sbagliare una valutazione, un fallo, per carità, un fuorigioco, un calcio di rigore, tutto quello che vogliamo, ma bisogna far giocare a calcio, quindi squadre che hanno una condotta ostruzionistica o che tendono a fare passare il tempo, insomma è compito dell'arbitro far rispettare le regole. Questo oggi non c'è stato purtroppo. E per la terza gara di seguito siamo andati in vantaggio e poi ci hanno recuperato la partita, ma sono stati fatti estemporanei perché non abbiamo subito una pressione, chissà quale pressione da parte dell'avversario, quindi pericoli o circostanze in cui ci siamo abbassati eccetera. Per adesso succedono questi fatti estemporanei in cui commettiamo qualche errore, ma credo che alla lunga, continuando con questo atteggiamento, quelle cose le eviteremo perché non è che ci capiterà sempre di fare calcio di rigore sul rinvio con la difesa schierata. Il Teramo esce con un punto dallo stadio Braglia di Modena. Contro i canarini gli uomini di Guidi giocano una gara accorta e sfiorano in più di un'occasione il gol. Ora per i biancorossi un doppio turno interno con Vispesaro e Imolese. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Un Teramo da 8 in pagella, quello visto a Modena è una copia persino più bella di quello ammirato con Virtus Entella e Siena. L'unico neo è ancora quello del gol. E così al Braglia prevalgono i rimpianti perché i punti, invece che solo uno, potevano essere tre. Non è stato così, ma il diavolo mostra che va a giocarsela con le big a viso aperto e dopo il trittico iniziale adesso il calendario dà una tregua. Guidi perde Rillo a sinistra e da quella parte va Azio Smanovic mentre Buà si sistema a destra. Per il resto tutto confermato sia in mezzo che in attacco. Nel Modena c'è Ciofani e in mezzo sia Armellino che Scarsella sono in campo dal primo minuto con Gerli. Dopo un'iniziale fase di supremazia di casa il diavolo si scrolla di dosso il timore reverenziale e inizia un forcing che porta la prima clamorosa palla gol del Braglia al minuto 26. Rosso per Mungo, sponda del numero 10, Gagno si supera sul tappino aereo di Viero da pochi passi e poi è per Greffi ad immolarsi su Buà che si era avventato sulla ribattuta anche grazie all'aiuto del palo. Il Modena prova a scuotersi alla mezz'ora con Ogunseye che addomestica il pallone che serve a Marotta su cui è provvidenziale Soprano in scivolata. Ma che la squadra di Guidi sia in palla lo si vede fino alla fine di un tempo chiuso dal destro centrale di Azio Smanovic dal vertice dell'area di rigore bloccato da Gagno. Ripresa che si apre come si era conclusa la prima frazione, 30 secondi e il rosso scalda i guantoni di Gagno mentre al 52esimo è un vero e proprio forse
pressing, quello che porta Malotti in equilibrio precario ma da buona posizione a calciare verso la porta modenese con la difesa giallo-blu che chiude in qualche modo. L'unico vero brivido, il diavolo, lo corre al 55esimo quando Tozzo esce dall'area di rigore ma non con i tempi giusti. Tremolada, partito in posizione dubbia, lo anticipa ma spedisce al lato di un soffio. È solo un lampo perché il destro di Scarsella due minuti dopo è centrale e la testa di Ogunseye a metà ripresa si perde alta. Poi più nulla fino al 75esimo quando il diagonale di Malotti sembra consegnare blitz e tre punti al Teramo. Il pallone sul fondo però certifica che per ora il diavolo fa ancora cazzotti col gol, ma anche che questa squadra, rinnovata per moltissimi versi, è già pronta per sognare qualcosa di più di una semplice salvezza. Sono estremamente contento e orgoglioso della prestazione della squadra davanti, insomma, a una squadra costruita per vincere il campionato con giocatori importanti. Giocare con questo coraggio, questa personalità, chiaramente mi rende orgoglioso della prestazione di ogni singolo calciatore. Potevamo anche portarla a casa, questo ormai sta diventando una costante. È vero anche che non mi appello mai all'idea bendata, però anche sull'occasione di Viero nel primo tempo penso che ci abbia un po' girato le spalle, perché non so nemmeno il portiere come è riuscita a prenderla. Quindi è un momento che non ci sta girando bene negli ultimi 20 metri, pur creando sempre tanto e sempre creando più occasioni dei nostri avversari. I ragazzi stanno migliorando partita dopo partita, ma questo già ve l'ho detto tantissime volte, cioè è una squadra che apprende velocemente, stanno passando le partite, e la squadra migliora come velocità di gioco, come interpretazione di entrambe le fasi di gioco e sta continuando a creare tanto. È vero che il nostro calendario ci metteva di fronte con tre squadre accreditate per vincere il campionato, e giocare però con questa personalità, coraggio e convinzione mi fa ben sperare per il futuro. Intervistato da TV6, il presidente Iachini ha detto che il Teramo ovviamente è stato soddisfatto della prestazione della gara, ha detto che il Teramo è una squadra da playoff e ha dato voto 10 a te. Come la prendi? No vabbè, ma tutto ciò che sono complimenti chiaramente fanno piacere e sono da stimolo per fare ancora meglio, per cercare di migliorarsi sempre, ma questo è un po' il nostro modo di pensare, quello mio e non solo, anche del mio staff. Quindi fa piacere che la squadra stia piacendo alla società, al presidente e ai tifosi, perché poi se riusciamo, come vi ho detto già altre volte, se riusciamo a creare emozioni è chiaro che significa che la squadra sul campo sta esprimendo qualcosa di buono. No, è un momento così, non sono preoccupato, sarei preoccupato se la squadra non costruisse occasione, ne stiamo costruendo anche di grande importanza. È chiaro che sia Bernardotto, sia Rosso, che Remateng è stato frenato da un infortunio, sono arrivati anche negli ultimi giorni di mercato e quindi dobbiamo anche chiaramente oliare anche qualche scelta finale, qualche lettura che va fatta in maniera diversa, un po' di brillantezza negli ultimi metri quando c'è da fare l'ultima scelta, l'ultimo uno contro uno. Insomma, secondo me è solo questione di tempo, anche perché davanti abbiamo trovato delle squadre estremamente solide e riuscire a creare così questi presupposti per andare a far male non era scontato, però non sono preoccupato. Scendiamo di categoria, adesso la Coppa Italia di Serie D, il Nereto si arrende soltanto ai calci di rigore al Porto d'Ascoli, abbandona subito la competizione. Al termine dei 90 minuti la gara era finita 1-1 con le reti di Battisti e Mirabelli. Vediamo. L'errore di Capitan Salvatori e il successivo gol di Shiba nella lotteria dei calci di rigore regala il passaggio del turno preliminare di Coppa Italia al Porto d'Ascoli sul Nereto. Nel prossimo turno i marchigiani se la vedranno con la vincente di Chieti e San Benedettese. Davide Ciampelli, autore della prima storica promozione in quarta serie del Porto d'Ascoli, schiera i suoi con un accorto 4-5-1 con l'ex Castelnuovo Verdesi, il più attivo dei suoi nel primo tempo, sulla destra e un'altra conoscenza del calcio abruzzese, Giordano Napoli,
Capolano come terminale offensivo. Senigalliesi nella sua nuova avventura a Nereto, che ritrova dopo più di 20 anni la Serie D, non abbandona il suo 4-2-3-1. Salvatore e Tinti e la coppia di centrali difensivi, Bottalico e il metronomo di centrocampo, in avanti il terminale offensivo e l'ex Vado Pedalino. Buono l'approccio dei rossoblu alla gara, con un discreto possesso palla che produce il primo pericolo all'ottavo minuto, quando il Nereto conquista un calcio d'angolo che Cipriani mette in mezzo trovando la sponda di Salvatori, ma la conclusione verso la porta di Mirabelli è debole per impensierire il portiere di casa. Il Nereto prova a sfruttare il gioco sulle fasce per liberare soprattutto la velocità di Ouedraogo, come al quarto d'ora, quando l'ex Aprilio approva dalla distanza dopo una giocata di Fino, ma la conclusione non impensierisce Testa. Sul capovolgimento di fronte si vedono per la prima volta anche i padroni di casa, ma la conclusione di Verdesi, liberato davanti alla porta da Napolano, e respinta da De Luca in uscita. Gli uomini di Ciampelli giocano una fase difensiva molto attenta, chiudendo bene tutte le linee di passaggio. Allora, per sbloccare la gara servirebbe un tiro dalla distanza, come quello provato al 35esimo da Forcini, ma a dire di no al numero 11 è una bella respinta con i pugni del portiere. I padroni di casa provano a sbloccare la contesa sul tramonto della prima frazione di gioco, quando Verdesi trova in aria Napolano, con la conclusione che per poco non beffa De Luca sul primo palo. Nonostante la temperatura ancora estiva, nella ripresa la gara si anima maggiormente per merito della squadra di casa, tornata sul terreno di gioco con più verve offensiva, e lo si vede subito al quarto d'ora, quando Napolano si libera al tiro dalla distanza con la palla che schizza sul terreno di gioco e finisce di un niente fuori. È il preludio al gol del vantaggio, che arriva poco più tardi con Battista, bravo a credere in una palla apparentemente persa in aria e con il destro a trafiggere De Luca. Il gol subito toglie alcune certezze al Nereto, che non riesce più nemmeno a palleggiare come ottimamente aveva fatto fino al gol dei padroni di casa. Ospiti che rischiano di capitolare per la seconda volta, ma è bravissimo De Luca a distendersi sulla destra per dire di no a una punizione calciata ottimamente da Napolano. Gli abruzzesi però hanno dalla loro la bravura di crederci fino alla fine e in pieno recupero trovano il gol del pareggio con una girata all'interno dell'area di rigore con Mirabelli. Ai calci di rigore sbagliano per il Nereto Ouedraogo e Salvatori, mentre sono decisive per i marchigiani le parate di Testa e la rete finale di Sciba. Domenica Testa al campionato per il Nereto, subito derby a Chieti, mentre per il Porto d'Ascoli sfida interna contro il Matese. Chiudiamo con una brutta notizia, purtroppo un lutto nel mondo del ciclismo. È morto all'appena 36 anni e dopo aver combattuto a lungo contro la malattia Fabio Taborre. L'abruzzese viveva a Cappelle sul Tavo, era stato professionista dal 2008 al 2015 vestendo le maglie del gruppo Androni di Gianni Savio fino al 2010 e poi dell'Acqua e Sapone della Vini Fantini, prima di tornare all'Androni, con cui aveva chiuso la carriera nel 2015 quando venne trovato positivo ad un controllo antidoping. Taborre, nel corso della carriera da pro, aveva ottenuto 3 vittorie, il Memorial Pantani e il GP Camaiore nel 2011, una tappa del Giro d'Austria nel 2012, aveva preso parte 2 volte al Giro d'Italia e a 10 classiche monumento, 4 Sanremo, 4 Lombardia, 1 Fiandre e 1 Roubaix. Lascia i genitori Silvana e Marco. Naturalmente le condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di TV6. È davvero tutto per questa edizione del TG, grazie per essere stati con noi, buona giornata.